Let's go, bitches. Non mi sentivate da tempo. Finalmente sono tornato, ragazzi. Ho avuto veramente dei problemi con i PC, specialmente. Anzi, ancora rotto uno dei due PC che uso. E oltre a questo, sono stato impegnato con gli esami. Comunque. Parliamo subito di ciò che voglio trattare in questo video. Per prima cosa mi scuso per tutti questi ritardi. Ora provvederò tra l'altro a dire anche il vincitore del contest dello Scoof. E oggi voglio parlarvi di Titanfall. Questo gameplay che state vedendo fa parte della beta di Titanfall. Come vedete è un gioco veramente particolare, molto dinamico. Mi piace tantissimo per come ci si muove, perché è veramente veloce. Gli spostamenti destra-sinistra, la corsa e tutto il resto è molto fluido. Quindi mi diverte un sacco, cioè riprende molte caratteristiche che sono di Call of Duty. Comunque le mappe sono molto grandi, molto alla Battlefield, e questo perché diciamo c'è questa componente del Titan che viene droppato ogni tot minuti. Praticamente per avere un Titan potete averlo prima rispetto ovviamente al tempo massimo, facendo kill, conquistando punti, distruggendo altri Titan e così via. E non ne potrete avere solo uno, ma anche di più durante la partita, cioè quando vi esplode il vostro ne potrete avere un altro dopo altri due minuti. Comunque, parliamo subito di come funziona il gioco. Bene, ci sono diverse classi all'inizio, che sono per esempio l'assassino, il soldato normale, eccetera, eccetera, quello con il pompa, che è il CQB e così via. Una volta però arrivato al livello 4, mi sembra, potrete cominciare a farvi le classi per conto vostro. Le armi alla fine da utilizzare sono poche, esiste una pistola che traccia praticamente... traccia diciamo la curva che deve fare il proiettile per andare a fare un colpo critico sull'avversario, che è secondo me una cosa troppo sgravata. Ci sta una pistola automatica, un fucile a pompa, un fucile d'assalto, una mitraglietta SMG e un cecchino. Devo dire che i cecchini mi sembrano abbastanza inutili, uccidono solo con un colpo alla testa, e questo qui è un gioco molto veloce, quindi è molto difficile prendere le persone con un cecchino. I fucili d'assalto e gli SMG invece sono qualcosa di pauroso. Questo perché? Perché come vedete nel gameplay non hanno rinculo. Ci si muove velocissimi, poi non hanno veramente rinculo quando si mira. L'SMG per esempio ha delle crocette piccolissime e vi consente di sparare anche senza mirare da vicino. Cioè è veramente una cosa pazzesca. Oltre a questo la R è veramente forte, cioè si muore con pochissimi colpi, ma questo penso perché il radio di fuoco delle armi è altissimo. Quindi è abbastanza normale. Infatti bisogna essere molto bravi a schivare quando si incontra un nemico, a cominciare a saltare, a saltellare sulle pareti per disorientarlo, perché veramente se no siete finiti. Il Titan invece è tutt'altro canto, è potentissimo, possiede degli scudi e delle barre di vita, cioè delle barre di vita che non si ricaricano una volta tolte. Possiede diverse armi, una che è un cannone da 40 mm che è il mio preferito ed è fortissimo, una machine gun e infine una sorta di lanciamissili che spara 4 razzi contemporaneamente. In più però ci sono molte cose che non vi ho detto. Esistono dei perk, oltre ai perk ogni arma ha degli accessori. Pure per il Titan ci sono queste cose. Si possono avere due perk e poi due accessori sull'arma. Uno è un mirino e l'altro riguarda, che ne so, il caricatore, il rinculo e così via. Quindi il gioco per ora è molto basilare perché è una beta. Le mappe sono solamente due. Ho provato solo la modalità hardpoint. Devo dire, il gioco è divertente, ma al momento non presenta una componente competitiva. Questo perché? Perché come vedete ci sono anche i bot all'interno delle partite. Cioè la partita è un po' come un piccolo pezzo di storia, come un single player online. Cioè non è proprio un multiplayer, è mischiato diciamo con la storia. Non è proprio il massimo. Non ho ancora capito bene il funzionamento di quando si scappa con la navicella, perché non ci sono mai arrivato, mi hanno sempre tritato prima e ho sempre ucciso la gente prima che ci arrivasse. So che si può distruggere sparandogli in meno di 5 secondi, basta avere un Titan, un'arma che fa tanto danno ai Titan, eccetera eccetera. Un'altra cosa che non vi ho detto è che ogni soldato ha con sé un'arma anti-Titan. Questo per forza, cioè per forza di non avere una cosa del genere, perché i Titan, ragazzi, vi distruggono se siete a piedi. Se voi vedete un Titan dovete scappare, o dovete essere bravi a nascondervi, a non farvi vedere, a saltargli sopra e a distruggerlo. È molto difficile accorgersi quando si è sul Titan di ciò che accade intorno, perché ci sono esplosioni, movimenti, poi su questi tre schermi che compongono la visuale. È un po' un casino, diciamo. Comunque, il gioco secondo me è molto bello, non vedo l'ora che esca la versione definitiva, perché questa beta non fa capire molto il gioco, è più un assaggio, un piccolo assaggio, e spero lo sia, perché se il gioco rimane così non vedo niente di competitivo, niente di bello, e anzi, per me è una grande delusione questa. Comunque, per ora è molto divertente, vi consiglio di iscrivervi tutti alla beta su One o PC, dipende da dove giocate, e per voi che siete Sony e non ce l'avete, raga, che ce posso fare? Ho scelto Sony voi, eh. Comunque,
Spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia piaciuto il commentary, spero vi sia piaciuto che sono tornato a fare video dopo queste giornate che vi ho praticamente abbandonato, bitches. Quindi spero mi continuerete a seguire in questi giorni, anzi specialmente spero di avere più views del solito proprio per questo comeback che ho fatto. E via, quindi vi lascio alla fine del video, let's go bitches, al prossimo video.